velocità della città basata su un contraddittorio. Presentazione stasera dell'associazione, chiamiamola così, politico-culturale Cittadini in Movimento, e lei è il promotore e anche il presidente. Insieme, no, presidente no, non ci sono presidenze né ruoli ancora attribuiti, ma insieme ad un gruppo di amici che sono tutti stati animati, come me, dalla voglia di interagire con i destini di questo paese, di questa città, che vediamo un po' agonizzante, e sul piano politico e sul piano delle proiezioni progettuali. Dottore, quindi Cittadini in Movimento, i cittadini saranno al centro di questo progetto, da quello che ho capito, certo. Però nel logo c'è qualcosa in più. Da dove nasce e perché nasce? Dunque, il problema è che i cittadini in movimento, perché non più ingessati, in un ruolo sterile, quello di elettori. Elettori passivi che conferiscono ad alcuni individui, volta per volta, quasi sempre gli stessi, dei ruoli. E poi questi soggetti del ruolo politico o della delega acquisita ne fanno l'uso che ne vogliono. Questo è il vero problema, un uso spesso improprio e inappropriato. È chiaro che noi il logo lo abbiamo un po' pensato su quelle che sono le componenti, i veri patrimoni della città, sui quali non si è mai investito in maniera definitiva. La politica ha sempre dimenticato gli aspetti della risorsa mare e risorsa agro, che sono le vere potenzialità culturali, economiche e occupazionali del futuro. Del resto il monopoli è una città turistica che affonda le radici in queste due potenzialità. Se non le sfrutta, ma pensiamo solo e soltanto al mattone o al cemento per le ovvie ragioni di carattere economico, di interessi specifici, evidentemente non penseremo mai ad una, ad un investimento reale sulla nostra città. La domanda viene spontanea, è un'associazione culturale ma anche politica. Da che parte ci collochiamo? Noi abbiamo voluto non essere ipocriti. Molto spesso le associazioni nascono con quel pudore: no, siamo associazione culturale, no, siamo associazione culturale e politica, nel senso che siamo ispirati tutti da un indirizzo liberale, da un indirizzo moderato, da un indirizzo democratico. Vale a dire che noi, qualcuno ci potrebbe collocare al centrodestra, però fondamentalmente, come si fa oggi nell'ambito di una vorticosa situazione di contrapposizioni ideologiche spesso pretestuose e improduttive, collocarsi lì piuttosto che qui? Siamo contro la contrapposizione ideologica e siamo per la partecipazione, siamo civici fondamentalmente, però ecco, l'idea iniziale che proponemmo era quella di concepire un rapporto e una progettualità di visione come quella, che fitto in qualche modo, del quale non siamo iscritti, ma in qualche maniera siamo, condividiamo, ecco, più che altro la proiezione futura e futuribile della politica, ha consentito a noi di rivederci un po' e di recuperare quello che è il consenso locale, che è un consenso prevalentemente di centro, definiamolo centrodestra, di moderato, e si è un po' perso, si è un po' avuto una diaspora, si è perso in mille rivoli di appartenenze, di allontanamenti, di qualunquismo, ma per ovvie ragioni, perché non ci sono più momenti di coagulazione, i partiti sono scomparsi ed è quello l'altro obiettivo, rinvigorire, dare un nuovo significato ai partiti, però partendo dal basso, dalle fondamenta civiche, questo è un altro nostro obiettivo. Dottore, cosa si aspetta dai cittadini? Un appello che lei, al di là, lei non cerca elettori, mi dice, io cerco consensi per poter realizzare questo progetto, quindi cosa chiede ai cittadini? Guardi, io probabilmente non siamo nella condizione di chiedere qualche cosa, abbiamo una funzione di stimolo, una funzione di proposta. Una cosa è certa, chiedo ai cittadini di non rimanere più alla finestra, sbraitando su questo o su quell'altro problema, per poi dare il voto passivamente ai soliti pifferai magici. Questa è la logica. Chiedo di partecipare attivamente alle vicende e avere un'opinione maturata sul campo, non un'opinione per sentito dire. Quindi noi abbiamo soltanto questa umile, tentiamo questa umile carta, e che ci vuole impegno pure per portarlo avanti. Ognuno di noi ha una professione e quindi dedicare tempo anche all'area politica, dove per politica intendiamo partecipazione, e vuol dire impegnarsi
tre volte. Per cui non chiediamo nulla, sollecitiamo soltanto la città, perché la città deve rinascere. Ora è ferma e isolata.